La vostra vita e la vostra condizione presente spesso contengono indizi di un'esistenza precedente. Quindi, quando vi sentite rilassati e avete del tempo a disposizione, fate l'autoipnosi. Da un punto di vista distaccato, acritico e oggettivo, prendete in esame le vostre doti e capacità e riflettete. Da dove vengono? Li ho ereditati dai miei genitori o sono connessi a una vita passata? Un classico esempio di un talento che probabilmente era il retaggio di un'esistenza precedente è quello di Mozart, che già a 5 anni era in grado di comporre sinfonie. Si potrebbe pensare facilmente che Mozart fosse già stato un compositore e che avesse affinato in una vita precedente le doti che sono poi riemerse in quella che conosciamo. Il fatto di essere portati per le lingue o di avere affinità con una cultura più che un'altra potrebbe avere origine in una vita precedente. Durante uno dei corsi che ho partecipato, ho conosciuto una persona che trascorreva tutte le sue vacanze in Giamaica. Amava il popolo e la cultura di quell'isola e la comprendeva quanto un nativo. In più, quando arrivò lì per la prima volta, si sentì immediatamente a casa. Anche voi potete usare le vostre doti come un grimaldello per accedere alle vostre vite precedenti attraverso la regressione o la visualizzazione. Se hai interesse ad approfondire l'ipnosi regressiva con il metodo Brian Weiss, compila il form che trovi sul sito www.paolafendoni.com.